Ciao, sono Arianna, sono un'ex miastenica con una miastenia gravis grave, ex leucemica e mio figlio ha avuto un trapianto di fegato e a dicembre sono stata licenziata, però sono viva, sono felice e sono ancora qui. Mi è pesato molto avere questa malattia, però non mi ha impedito di fare niente, anzi mi ha spronato a fare tutto quello che mi dicevano che non potevo fare. Ho avuto un figlio e questo figlio è nato, siccome siamo molto fortunati, con un'atresia delle vie biliari. È una malformazione delle vie biliari, quindi a 10 mesi ha fatto un trapianto di fegato. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? E i medici che conoscevo da una vita, pallidi, mi dicono che ho una leucemia linfoblastica acuta di tipo T. Vediamo di arrivare intanto a lunedì, ed era venerdì. Non ho avuto momenti di paura, ho avuto momenti di rabbia, ma non paura, perché la paura ce l'hai di quello che non conosci. Quindi io la malattia la conosco bene, è un mondo che mi appartiene. Stars, when you shine, you know how I feel. E poi Lorenzo, mio figlio, usciva anche lui da un intervento tremendo, perché il settembre prima, in prima media, lui ha iniziato la scuola con una bella emorragia interna e hanno fatto un intervento di 9 ore. È stato tra la vita e la morte per più di un mese. Io ho sempre vissuto molto molto intensamente. Tutto quello che mi capitava era vita. L'aggettivo che mi definisce meglio è tu, Arianna, se ti dovessi definire, che aggettivo useresti? Io l'ho sempre detto, io sono viva. Piangere e lamentarsi per i problemi sciocchi fa benissimo, però il lamento non deve diventare parte della tua vita. Non pianificare cose futuristiche, allucinanti, oppure piangere su se stessi per tutto quello che non abbiamo. Non ho questo, ma io guarda quanto ho sofferto, ma proprio tutte a me, oh, ma piove sempre sul bagnato, ti parli, Ma l'importante è la salute. Io farei un bel gestaccio a tutti quelli, no, che ti dicono l'importante è la salute, perché è la più grande cavolata mai detta, mai esistita, mai scritta. L'importante è saper vivere e vivere è ascoltare quello di cui hai bisogno. Stars, when you shine.